In collaborazione con Euroconnection, Sparco, Botalla, Acqua Lauretana, Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano, Bulenciel. Buon pomeriggio con le telecamere di Fatti di Sport, siamo al Bocciodromo di Saras, Torino, per la prima giornata del campionato nazionale di Serie A Volo, che vede di fronte i padroni di casa della BRB Ivrea contro il NUS Aosta. Siamo con il signor Pietro Biscardi, direttore sportivo del NUS, neopromosso in Serie A. Come vede questo campionato? La vedo come un campionato che per noi deve essere un esperimento per provare poi il prossimo anno chiaramente a fare un po' meglio, visto che quest'anno la federazione ha deciso che non ci sono retrocessioni e ci dà l'opportunità appunto di giocare con tranquillità e far crescere la squadra, perché comunque tra la nostra squadra ci sono diversi giocatori che non hanno mai affrontato questo campionato, diciamo, di massima serie. Avete fatto due innesti rispetto alla vittoria di Chivasso in A2? Sì, abbiamo fatto esclusivamente due innesti relativamente alle prove veloci, dove abbiamo inserito due ragazzi giovani che sono Mattia Falconieri e Emanuele Soggetti, che hanno preso il posto di Carru Simone e Bertotti Gabriele. Per il resto è stata confermata in blocco la squadra dell'anno scorso, anche perché ci sembrava giusto e opportuno dare la possibilità a chi ha vinto il campionato di cimentarsi nel campionato di massima serie. Oggi una partita difficile, ma che può essere un'esperienza in più per il proseguo del campionato. Sì, oggi la prendiamo appunto, come dicevo prima, come un banco di prova per crescere, per cominciare a entrare in questa nuova realtà. Sicuramente è l'impegno più difficile che ci poteva capitare, anche in virtù che comunque in questa settimana abbiamo avuto qualche difficoltà nell'allestire la squadra, perché purtroppo ci mancano 4 giocatori dell'organico. E quindi oggi dobbiamo necessariamente far fronte a questo incontro con, chiamiamole, delle seconde linee, che poi non sono delle seconde linee, però comunque alle difficoltà si sono aggiunte altre difficoltà. Ecco. Direttore di gara, il signor Minetti Gabriele. Ha preso il via l'incontro BRB Ivrea NUS, valida come prima prova del campionato nazionale di Serie A. Vediamo adesso impegnato nel combinato grosso, in accosto, entra nel cerchio, avversario Falconieri per il NUS. Nel gioco a coppie, Nari e Grattapaglia per la BRB contro Rossato e Suini per il NUS. Rossato per il NUS che va in bocciata. E colpisce pallino nell'individuale Barbero per la BRB, in questo momento in accosto, avversario per il NUS De Curtil. Nel gioco a terme De Regibus, in questo momento imbocciato, compagno di squadra Ferrero e Cavagnaro, avversari Mana Mattia, Balmamion e Dudré. Nel combinato Falconieri che va in accosto, boccia che gli è scappata lunga, secondo accosto per Falconieri nel combinato. Boccia che questa volta rimane corta, terzo accosto per Falconieri. Boccia che rimane nel cerchio, va imbocciata Daniele Grosso per la BRB, colpisce
ancora Falconieri, la sua ultima boccia in accosto. Entra nel cerchio, Grosso in bocciata, colpisce Daniele Grosso, due bocce in mano, dichiara pallino. Lo colpisce ancora Daniele Grosso sul pallino, fallisce nell'individuale sull'accosto di Barbero, accosto anche per De Curtil. Voce che gli rimane corta, ancora De Curtil in accosto. Boccia che gli rimane bassa e corta dall'altra parte. De Curtil, pallino salvezza, lo colpisce. Il gioco a coppie, Suini per il Nus in accosto. Boccia che gli scappa leggermente lunga, ma fa su il punto. Simone Nari in accosto. Boccia che si appoggia su quella di Suini e fa punto. Ancora Suini per il Nus in accosto. Ottimo accosto, fa su il punto. Gigi Grattapaglia in bocciata, fallisce il pallino. Gigi Grattapaglia con la sua ultima boccia in accosto. Non riesce a fare su il punto. Punto intero per il Nus, tre bocce in mano per Dario Rossato. Dario Rossato che va in bocciata sulla prima boccia corta, carambola sulla sua invece della quella dell'avversario. Dario Rossato in accosto, in balla su quella di Nari, non riesce a far punto. Dario Rossato con la sua ultima boccia in accosto. Boccia che gli rimane corta, un punto in terra per il Nus. Nella terna è De Regibus che va in bocciata, colpisce ancora. Balmamion in accosto per il Nus. Boccia che scappa leggermente lunga. Fabrizio De Regibus in accosto per la BDV. Balla sua e non riesce a fare suo il punto. Punto in terra per il Nus che si porta sul 2 pari. Nell'individuale su 3-2 per il Nus con De Curtil e De Curtil che va in accosto. Boccia che gli scappa leggermente lunga. Enrico Barbero in accosto. Boccia che gli rimane corta. Ancora Barbero che va in accosto. Fa su il punto sull'accosto di Barbero e De Curtil che va in bocciata, la vola, quindi punto in terra per Barbero che si porta sul 3 pari.
Dario Rossato che va in bocciata, colpisce Gigi Grattapaglia che va in accosto. Ci fa sul punto Mario Suini che va in accosto per il Nes. Il risultato è 3-2 per la coppia della BRB Ivrea. Fa sul punto Suini, Gigi Grattapaglia in accosto. Sul punto Dario Rossato che va in bocciata, colpisce, ne porta via niente meno che due, e ha due punti in terra e due bocce in mano. Gigi Grattapaglia sul pallino per dare meno vantaggio agli avversari, lo fallisce. Quattro punti in terra per il Nus che si porta sul 6-3. Nel combinato, ultima mano in corso, Daniele Grosso in accosto. Entra nel cerchio Mattia Falconieri, bocciata cattiva. Ancora Falconieri in bocciata, colpisce 21-26, Grosso che va in accosto. Fuori del cerchio, ancora Daniele Grosso in accosto. Entra nel cerchio Falconieri in bocciata, colpisce Daniele Grosso con la sua ultima boccia in accosto. Boccia che rimane nel cerchio. Il Falconieri qua in bocciata, sua ultima bocciata. Colpisce. Chiude la prova del combinato 27 Grosso, 23 Falconieri, primi due punti per la BRB Ivrea. La coppia è Dario Rossato che va sul pallino salvezza, lo fallisce. Tempo che sta per scadere. Nell'individuale De Curtil che va sul pallino, tempo scaduto in vantaggio di 5-4, se colpisce si aggiudica l'incontro. Lo colpisce, quindi si aggiudica l'incontro per 5-4. Il parziale dell'incontro 2-2. Gigi Grattapaglia imbocciata nel gioco a coppie, partita a colpire. Colpisce, si aggiudica l'incontro quindi la BRB con Grattapaglia in aria su Rossato e Suini per 9-8 e porta il parziale dell'incontro sul risultato di 4-2 per la BRB. Nella terra, colpito il pallino da Mattia Mana, risultato si ferma sull'8-8, tempo scaduto, quindi pareggio. Il risultato è di 5-3 il parziale. Sul risultato di 5-3 la BRB sul Nus è partita la staffetta che schiera Alex Bernic per la BRB in coppia con Ferrero, per il Nus Falconieri e Ugolin. Lice Ugolin, che non è un corridore, sono mancanti di un corridore
il NUS, quindi cercheranno di portare avanti i minuti per non essere penalizzati. Alex colpisce, ancora Alex, guarda il cambio Ferrero, Ferrero colpisce, fallisce adesso Ferrero, di qui si sono fermati i giocatori del NUS. Riparte ancora Ugolin, colpisce, partita segnata, in casa di corridori, Ugolin colpisce ancora, da adesso il cambio a Falconieri, Falconieri sbaglia la bocciata, corta, ancora Falconieri, adesso colpisce, Ferrero colpito, ancora Ferrero, sono 24 per la BLB, 25, bocciata, fallisce ancora, ancora Ugolin che adesso colpisce, risultato ormai ininfluente da parte del NUS, mentre la BRB dà tutto quel che è il possibile indipendentemente dal risultato acquisito. Ancora Falconieri che fallisce, Emanuele Ferrero colpisce, ancora Ferrero, ha dato il cambio Alex, colpisce ancora Alex, sono 41, dall'altra parte si temporeggia, al fine passa in quel minuto e mezzo che ancora manca al termine della prova, Ugolin rinuncia. Intanto Emanuele Ferrero colpisce, si porta a 47, dal cambio ad Alex sono 48. 49 per la BRB. Bocciata fallita adesso. 50. Quando mancano 35 secondi al termine della prova, 52, 53, con Lele Ferrero, 54 ed è il cambio ad Alex, sfiora ma non va fuori dal bersaglio, 55, 56, mancano 4 secondi, ultima bocciata e termina la prova, 57 la BRB, risultato ininfluente per quanto riguarda il NUS, quindi il parziale dell'incontro BRB 7 NUS 3. Siamo con il dottor Kevin Bardus, amministratore unico della Euroconnection, ditta leader in Italia e tra le prime in Europa, specializzata nel settore della produzione e assemblaggio di cablaggi elettrici ed elettronici, quadri di comando per l'automazione industriale e non solo.
Come avete passato questo lungo momento di pandemia? Ma diciamo che noi siamo stati abbastanza fortunati perché non abbiamo subito alcun momento di flessione dal punto di vista del mercato. Anzi, quest'anno stiamo raggiungendo dei valori impensabili fino a qualche anno fa. Stiamo raggiungendo e superando tutti i record che, sinceramente, me l'avessero chiesto 3 anni fa non ci avrei creduto. L'anno scorso, durante il periodo di pandemia e di lockdown, non ci siamo mai fermati. Nonostante tutto, il 2020 abbiamo concluso con un meno 3% di fatturato rispetto all'anno precedente. Insomma, rispetto alla media di mercato è stato un grosso risultato. Quest'anno chiuderemo presumibilmente intorno al 23% col segno più rispetto all'anno precedente, quindi è un risultato incredibile per la nostra realtà. Nonostante tutto, la vostra produzione è in costante aumento. Sì, abbiamo aumentato anche l'organico all'interno delle due aziende. Adesso siamo tra le due aziende circa 110 persone. E se continua così, credo che aumenterà ancora di più. Almeno me lo auguro, ce lo auguriamo tutti. L'unico problema in questo periodo è la reperibilità delle materie prime, perché fatichiamo con ogni componente a ricevere i materiali in tempo e soprattutto con lo stesso prezzo, perché anche il livello dei prezzi è aumentato, quindi anche la nostra competitività viene meno. Però fino adesso non ci lamentiamo, speriamo che il 2022 sia meglio da questo punto di vista e che mantenga gli stessi risultati dal punto di vista di fatturato e di ordinato da parte dei nostri clienti. Quindi, oltre all'aumento esponenziale dei dipendenti in queste due aziende, siete anche partnership in altre aziende? Sì, abbiamo qualche partecipazione, ma diciamo che il nostro core business è rimasto sempre lo stesso, nel senso che noi facciamo cablaggi per automazione industriale e rimaniamo comunque in questo ambito. Il nostro obiettivo comunque è di crescere, quindi in futuro magari ci saranno altre opportunità, però adesso ci concentriamo su quello che dobbiamo fare, che ne abbiamo già abbastanza, diciamo. Sul risultato di BRB7, NUS 3 sta per partire l'accoppiata dei tiri di precisione. Nel tappeto numero 1, Grosso contro Mattia Mana. Nel tappeto numero 2, Rossato per NUS contro Grattapaglia della BRB. Primo a partire sarà Grosso per la BRB. Grosso sulla boccia da un punto, e la colpisce sul tappeto numero 2, Rossetto per il NUS, con boccia da un punto, la colpisce Mattia Mana, boccia da un punto, avversario Grosso, uno pari. Gigi Grattapaglia, boccia da un punto, tappeto numero 2, colpisce, uno pari. Grosso, pallino da due punti, lo colpisce. Rossetto sul pallino da due punti, lo colpisce e si porta sul 3-1. Mattia Mana, pallino da due punti, lo colpisce, 3 pari. Gigi Grattapaglia sul pallino da due punti, lo vola e resta fermo sull'1-3. Grosso sulla boccia da 5 punti tra i due ostacoli, colpisce anche l'ostacolo alla sua sinistra e resta fermo sul 3 pari. Boccia da 5 punti per Rossato sul tappeto numero 2, colpisce la boccia da 5 punti e si porta sull'8-1. Mattia Mana, tappeto numero 1, boccia da 5 punti, la colpisce e si porta sull'8-3. Gigi Grattapaglia, boccia da 5 punti, boccia cattiva, giocata corta, resta fermo sull'1-8. Pallino da 3 punti per Daniele Grosso,
colpisce anche l'ostacolo ancora alla sua sinistra, resta fermo sul 3-8. Rossato sul pallino da tre punti, lo colpisce, si porta 11-1. Colpisce anche Matteo Mana e si porta sull'11-3. Gigi Grattapaglia, pallino da tre punti, colpisce l'ostacolo rosso e resta fermo su 1-11. Daniele Grosso sulla boccia da 4 punti, la fallisce e resta fermo sul 3-11. Rossato sulla boccia da 4 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo sull'11-1. Mattia Mana colpisce la boccia da 4 punti e si porta sul 15-3. Gigi Grattapane sulla boccia da 4 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso, resta fermo 1. Grosso, boccia da 4 punti o inversione di ostacolo, fallita. Dario Rossato, boccia da 4 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso, resta fermo 11-1. Mattia Mana colpisce ancora la boccia da 4 punti e si porta sul 19-3. Grattapaglia, boccia da 4 punti, la colpisce e si porta 5-11. Grosso, boccia da 3 punti, pallino ostacolo, la colpisce e si porta sul 6-19. Dario Rossato sulla boccia da 3 punti, ostacolo pallino, la fallisce, resta fermo sull'11-5. Mattia Mana fallisce la sua prima bocciata della prova e resta fermo sul 19-6. Grattapaglia colpisce la boccia da 3 punti con ostacolo pallino e si porta sul 11-8. Boccia da 4 punti, ostacolo boccia, Grosso fallisce la bocciata, resta fermo 6-19. Dario Rossato sulla boccia da 4 punti, ostacolo la boccia, la colpisce e si porta 15-8. Mana, Mattia Mana, boccia da 4 punti, la colpisce e si porta 23-6. Gigi Grattapaglia, boccia da 4 punti, colpisce l'ostacolo rosso, nulla di fatto, resta fermo sull'8-16. Grosso sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla sua destra, la colpisce e si porta 9-23. Dario Rossato sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla sua destra, colpisce entrambi, anche l'ostacolo resta fermo sul 16-8. Mattia Mana colpisce la boccia da 3 punti e si porta 26-9. Gigi Grattapaglia, boccia da 3 punti, la colpisce e si porta 11-15. Daniele Grosso colpisce la boccia da 3 punti e si porta 12. Dario Rossato sulla boccia da 3 punti, colpisce anche l'ostacolo. Mattia Mana fallisce la boccia da 3 punti e sta fermo a 26-12. Gigi Grattapaglia, boccia da 3 punti, colpisce e si porta a 14. Pallino di Daniele Grosso, fallisce il pallino e termina la sua prova a 12, quindi si aggiudica la prova Mattia Mana. Pallino decisivo ai fini dell'incontro, Rossato Dario sul pallino, leggermente storta, fallisce, termina la sua prova a 15. Mattia Mana, pallino da 5 punti, lo fallisce, si aggiudica l'incontro con Grosso per 26-12. Gigi Grattapaglia, pallino decisivo ai fini dell'incontro, lo colpisce e si porta 19-15 e si aggiudica pertanto l'incontro, 2 della BRB, 2 per la
il NES, il punto aggiuntivo per l'assegnazione delle due prove va a favore del NES, quindi il risultato parziale dell'incontro resta BRB 9, NES 6. Di BRB 9 NUS 6 è partita la prima prova di navetta. Petric per la BRB, Falconieri per il NUS, due bocciate fallite per Falconieri, Petric colpisce ancora, Petric ancora, Petric ancora, Petric colpisce adesso Falconieri dopo quattro errori consecutivi, colpisce Falconieri, colpisce Falconieri, fallisce Falconieri, increstata di Petric che sposta con quella boccia e fa il punto. Petric si porta sul 15-7, 16-7,17-10, fallisce adesso Falconieri, ancora Falconieri che la fallisce, resta fermo a 10, 20 per Petric, quando mancano 3 minuti al termine, Petric colpisce ancora, Petric colpisce, Petric ancora, Petric, Falconieri per il NUS, fallisce 16-24, fallisce ancora Falconieri, colpisce adesso Falconieri, si porta a 17-29 per Petric e colpisce
ancora Petric, ancora Petric, Falconieri, fallisce ancora Falconieri, fermo 18, fallisce ancora la bocciata Falconieri. Petric e colpisce, sono 35 a 20, colpisce, 1 minuto e 10 al termine, Petric colpisce, sono 37 a 20, 38, fallisce ancora Falconieri, rimasta ferma a 20, colpisce adesso Falconieri, si porta 21, 22 a 40, fallisce, colpisce Petric, ancora Petric e colpisce 42 a 23, quarantaquattro a ventitré, quarantacinque a ventitré, quarantasei a ventiquattro. Si chiude la prova del progressivo, del primo progressivo, con la vittoria di Petric della BRB su Falconieri, porta il parziale dell'incontro BRB 11 News 6. Sul risultato di 11 a 6 per la BRB è partita il secondo tiro progressivo, che schiera Bernic Alex per quanto riguarda la BRB, mentre dall'altra parte prova a fare qualche tiro Ugolin, ma difatti è un incontro perso già in partenza. Continua però a fare la sua corsa anche per un allenamento costruttivo Alex. Colpisce. Ancora Alex colpisce, mentre dall'altra parte Ugolin cerca ogni tanto di fare una bocciata. Alex imperterrito. Quattordici. Fallisce adesso la sua prima bocciata Alex, adesso la seconda, resta ferma 14, colpisce adesso, un minuto e 30 di gioco, 16 il risultato, ininfluente dall'altra parte. Diciotto, diciannove, Alex, venti Alex, colpisce Alex. Sono 23, 2 minuti e mezzo di gioco, allenamento comunque proficuo per il ragazzo della BRB. Colpisce ancora
Alex. Sono 28. Due minuti al termine. 30 per Alex. Trentuno. Una corsa solitaria per il ragazzo della BRB. Dimostra purtroppo la carenza di corridori nella specialità volo in Italia. 35 per Alex. 36. 1 minuto e 15 al termine. 37. 38, non rallenta di fatto la sua corsa, anzi. 39, 55 secondi al termine. 42 per Alex. 43, 30 secondi al termine. 44, ottima prova, seppure in solitaria per Alex. 18 secondi al termine, 47 bocce colpite. 10 secondi. Ultima bocciata colpita e sono 48 le bocce colpite da Alex, che quindi ci aggiudica l'incontro di fatto in solitaria contro il Nus, quindi porta il parziale dell'incontro sul 13 per la BRB, 6 per il Nus.
Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulanciel, l'avvenire è già nelle tue mani. Nel primo gioco individuale, grosso per Abirabì contro Rossato, che ha colpito il pallino salvezza. Nella prima coppia per la BRB, Barbera in questo momento in accosto in coppia con Grattapaglia, avversario De Curtil e Falconieri. Nella seconda individuale Nes con Suini in questo momento in accosto contro Simone Nari. Nella seconda coppia Fabrizio De Regis Bus in questo momento in accosto coppia con Lele Ferrero, avversario Mattia Mana e Ugo Nin. La coppia Grattapaglia che va in accosto, boccia che gli rimane corta, punto in terra per il Nus. Falconieri in bocciata sul pallino per fare punti, lo fallisce. De Curtil in accosto per il Nus. Forse gli rimane corta. De Curtil in accosto. Rimane corta anche questa. Falconieri in accosto per il Nus. Boccia corta, due punti in terra per il Nus. Nell'individuale Suini contro Nari, Suini che va in accosto, voce che gli scappa leggermente larga ma fa solo il punto. Simone Nari in accosto. Dovrebbe aver fatto su il punto. Ancora Simone Nari in accosto. Accosto che fa su il punto. Mario Suini che va in bocciata. Colpisce. Ultima boccia in accosto per Simone Nari. Boccia che gli va fuori linea, larga, punto in terra per Suini. Mario Suini in accosto con la sua ultima boccia. Taglia bene il campo, due punti in terra. Grosso in bocciata nell'individuale, colpisce. Dario Rossato che va ancora in accosto. Boccia che gli scappa lunga. Daniele Grosso che va in accosto. Boccia che fa su il punto. Rossato in bocciata, colpisce, carambola anche sulla sua. Nessuna boccia in campo. Daniele Grosso in accosto. Ultima boccia di mano. Ottimo accosto. Rossato in bocciata. Colpisce. Boccia che esce. Nulla di fatto. Nella seconda terna
Mattia Mane che va in bocciata, colpisce Fabrizio De Regibus che va in accosto. Boccia che gli scappa lunga. Ancora Fabrizio De Regibus che va in accosto. Fa su il punto. Mattia Mana che va in bocciata, colpisce ancora. Tutte e due le bocce di De Regibus sono state allontanate. Lele Ferrero che va in accosto. Voce che gli rimane corta. Ancora Lele Ferrero in accosto con la sua ultima boccia. Fa su il punto. Ugolin che va in bocciata, due punti a colpire, fallisce. Un punto in terra, si portano sul 4-0. La prima coppia con Rossato Grosso vince Rossato per 11-3, quindi il risultato parziale dell'incontro è BRB 13, Nus 8. Simone Nari in bocciata, colpisce e si aggiudica l'incontro per 11-6 e porta il parziale dell'incontro BRB 15, Nus 8. Falconieri con la sua ultima boccia in accosto nel tentativo di salvare la partita. Fa su il punto. Enrico Barbero in bocciata per colpire e aggiudicarsi la partita. Colpisce e si aggiudica l'incontro per 7-5 e porta il parziale BRB 17, Nus 8. Fabrizio De Regibus in accosto. Ottimo accosto, si aggiudica l'incontro, quindi la BRB con Fabrizio De Regibus e Lele Ferrero per 11-10 su Ugolin e Mana. Risultato finale dell'incontro, BRB 19, Nus 8. Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano. La batteria nel canavese è Unibat, batterie per tutte le applicazioni.
in via Fratelli Berra 23B ad Ozegna. Siamo con Aldino Berazzini, manager e direttore sportivo della BRB Ivrea. È un incontro con Nus più difficile del previsto, indipendentemente dal risultato finale. No, loro soprattutto l'ultimo giro hanno giocato benissimo, altissimo livello, quindi l'ho detto anche al presidente e ai loro dirigenti, hanno fatto una partita di altissimo livello. Alla fine poi ne abbiamo vinto 3 partite su 4 perché chiaramente la classe dei nostri giocatori è leggermente superiore. Però complimenti al Nus, le partite di bocce sono fatte così, non si vince sulla carta, si vince giocando sul campo. Sì, perché si è visto che nel tradizionale non hanno nulla da invidiare, nella giornata di oggi dove alcuni tuoi giocatori non erano nelle migliori condizioni. Ma no, ma guarda, noi dobbiamo prendere ritmo, giochiamo pochissimo, siamo tutti giocatori fuori classe, giochiamo poco, non abbiamo ritmo. Poi abbiamo degli sprazzi di classe che ci hanno permesso di vincere 3 partite su 4 l'ultimo turno, ma non abbiamo continuità nel gioco, no? Arriverà. Dal bocciodromo di Salassa è tutto, vediamo adesso i risultati completi di giornata, classifica e il prossimo turno. Campionato Bocce Serie A, prima giornata, BRB Ivrea Nus 19-8, Noventa Gaglianico 13-13, Maxim Ausilium Saluzzo 8-18, La Perosina Marenese 21-5. Classifica BRB Ivrea, La Perosina Ausilium 2, Gaglianico 90-1, Nus Maxim Marenese 0. Campionato Bocce Serie A, seconda giornata, Nus Marenese, La Perosina Ausilium, Maxim Gaglianico 90 BRB Ivrea. In collaborazione con Euroconnection, Sparco, Botalla, Acqua Lauretana, Isaac di Silvano Grivetto, in via 25 aprile 12 a Busano, Bulenciel.